Eccoci qui, 9:04 minuti, domenica 17 gennaio. Buona giornata a tutti. Subito a Roma per l'indignato speciale. Andrea Pamparana, buongiorno, buona domenica, come buongiorno, stai? Buongiorno amici, bene, buona domenica. Davide Giacalone, ciao, benvenuto. Buongiorno, uscito dal freezer, eccomi qua. Quanti gradi? Fuori sarà un paio meno, sì, uno sì. Meno. Perceviti, no? Meno 15. Esatto. Luigi Santarelli. Io sono agitato. Come mai? Qui si parla di calcio. Sì, che cazzo, stasera c'è Inter-Juve. Derby d'Italia. Beh, magari parleremo anche di questo. 02 25 15 15. Buongiorno Enrico Galletti, buongiorno Nicolo Giustini al Social Corner. Buongiorno Luigi e buona domenica a tutti. C'è anche Massimo Lonigro, buongiorno Massimo. Eccoci, buongiorno a voi, aspettiamo le vostre telefonate. E allora, crisi di governo, vaccini e non solo. Allora, non possiamo non partire dalla settimana, devo dire, cruciale per il governo, crisi politica. Che settimana è stata? Facciamo un piccolo bilancio e che ore ci aspettano. Davide Giacalone, partiamo da te. Ma è stata una settimana di sorprese e orge trasformistiche. La sorpresa non è la crisi di governo, perché quella lo sapevamo tutti, però cioè, la sorpresa è che non c'è la crisi di governo, cioè il governo è sempre lì, ha preso l'interim, il presidente del Consiglio dell'Agricoltura, quindi il governo è sempre esattamente quello che prese la fiducia. Naturalmente bisogna vedere se in Parlamento ha ancora una maggioranza, ma se ha ancora una maggioranza il vecchio governo. Per il resto è stata una settimana, un'orgia trasformistica, perché in fondo, diciamo così, a sostenere il governo ci sono sostanzialmente due grandi forze politiche. Uno, il Movimento 5 Stelle, che era partito dicendo non ci alleeremo con nessuno, poi si sono alleati con la Lega, dice perché vi siete alleati con la Lega? Perché non ci alleeremo mai col Partito Democratico. E dice adesso sono alleati col Partito Democratico, perché siete alleati? Perché non dobbiamo essere alleati della Lega? È interessante. Il Partito Democratico si è messo lì che da una parte diceva mai, Zingaretti è stato eletto segretario dicendo sia chiaro, io non ho neanche per l'anticamera il cervello di andare al governo con i 5 Stelle, sono lì a provocare la crisi. È stato un gruppo parlamentare, Italia Viva, che fa capo a Renzi, che è stato eletto quasi tutto, non proprio tutto perché ci sono qualche altro transfoga, con il Partito Democratico. Oggi il Partito Democratico dice con Renzi mai più, non ci vogliamo nemmeno parlare. Era il segretario del tuo partito fino all'altro ieri, insomma, potevi accorgertene prima, eventualmente avessi avuto queste cose. Alla opposizione c'è la Lega. Ieri Salvini ha detto, cioè, basta, un governo che tiene ancora quel ministro della giustizia. In parte condivido questo giudizio, ma ce l'ha portato lui quel ministro della giustizia, perché è arrivato con il governo Conte. Conte è arrivato a Palazzo Chigi perché c'era l'alleanza con la Lega di Salvini, quindi che diavolo vogliono. La Forza Italia mi sembra, diciamo così, che da una parte dice sì, va bene, c'è la coalizione, dall'altra dice beh, insomma, potremmo anche dare una mano, e al terzo giorno dice no, facciamoli cadere perché ci sono dei trasfughi dei 5 Stelle che potrebbero... È un'orgia trasformistica, il tutto relegando proprio sullo sfondo ciò che forse sarebbe interessante e di cui forse preferirei parlare oggi, e cioè i contenuti del recovery plan, perché quella è la sostanza. Se vi ricordate, la scorsa settimana io avevo detto che da cittadino mi sarebbe piaciuto conoscere i progetti, no? Visto e considerato che quei soldi sono a debito e quei debiti poi ricadranno sulle spalle di Enrico, di Luigi e dei loro, che sono i nostri figli, e poi ci saranno i nostri nipoti per chissà forse 20, 25, 30 anni. Non si è visto niente. Io ancora oggi non so che cosa vogliono fare con questi miliardi. Io però di una cosa sono convinto, che non succederà assolutamente nulla, perché alla fine Renzi ritornerà in qualche modo nell'alveo, faranno magari un rimpastino, danno un ministero al posto di Tizio, metteranno Caio piuttosto che poi l'interim lo tiene Conte, insomma. L'agricoltura nel nostro paese una volta era un ministero molto importante perché raccoglieva tutti i voti del mondo cattolico, no? delle cooperative, o a sinistra delle cooperative. Adesso non ha più questa funzione, l'agricoltura italiana è abbandonata da anni a se stessa, infatti ne soffriamo tantissimo. E quindi alla fine non succederà nulla, perché una cosa è certa, non si andrà ad elezioni perché non si può andare a votare con la pandemia. Votano in Olanda, no? Il premier Rutte, quello che ci sta tanto sulle scatole perché fa il cattivo con noi,
per uno scandalo vergognoso, ma comunque si è dimesso dignitosamente, senza colpo ferire, e mi pare a marzo andranno a votare. Si voterà anche in Germania a settembre, tant'è vero che in questi giorni ci sono stati dei cambiamenti importanti, sì, insomma, al vertice della CDU, eccetera. E nello stesso tempo si è votato negli Stati Uniti d'America, dove ci sono milioni e milioni di contagiati e svariati milioni di vittime. E in Israele, paese più avanti nelle vaccinazioni. Esattamente. Sulle vaccinazioni poi dovremmo dire qualcosa, perché è successo un fatto veramente inquietante, no? Perché noi abbiamo dichiarato con grande orgoglio: siamo i primi, 1 milione. Momento, sapete che quel milione adesso deve fare la seconda dose, quindi saremo, esatto, ancora al milione. Non è che fra pochi giorni saremo 2 milioni, eh? Che non ci vengano a dire 2 milioni. No, è sempre lo stesso braccio, come logico che sia. E quando qualcuno ha tentato, anche qualche scienziato italiano, di dire no, ma in fondo la seconda dose si può anche non fare, l'Organizzazione Mondiale della Sanità e la stessa casa farmaceutica ha detto: No, scusate, non avete capito, la dovete fare, perché sennò non funziona. Scudono sui tempi. I vostri messaggi anche al 378-378-1025, tra poco ci facciamo aiutare dal nostro Nicolò. Twittate l'hashtag è indignato speciale taggando RTL 1025, ma anche voi allo 02 25 15 15. Cosa ne pensate? Crisi di governo, gli scenari possibili. Andiamo da Parma. Luigi, buona domenica e benvenuto. Sì, buongiorno. Buona domenica. Buongiorno Luigi, come ci segui da Parma? Io tramite il telefono, ascoltando questa mattina RTL, mi sento indignato per il fatto che tutti i giorni c'è una novità in fatto politico. Stamattina c'era la faccenda di Calenda con l'altro senatore, ex senatore, che come si chiama? Quello Clemente Mastella. Con Mastella. Tutti i giorni nasce una questione. Noi che dal mattino alla sera dobbiamo impegnarci per trovare il lavoro, per lavorare, questi qua invece tutti i giorni cercano di scambiarsi delle poltrone. È una cosa vergognosa per noi comuni mortali, non politici, gente che lavora e si impegna dal mattino alla sera, e questi qua tutti i giorni studiano il modo di scambiarsi delle poltrone, scambiarsi dei favori l'uno con l'altro, e non aiutano la gente comune. Perché tutti i giorni gli creano dei problemi, nel senso che chi ha un'attività o gli fanno cambiare il registratore di cassa, prima con le mascherine l'IVA esente, ci voleva il tasto esente, adesso ci vuole il tasto 5%, tutti i giorni trovano delle scuse per far spendere dei soldi alla gente, ai commercianti, a tutta questa gente. Io mi vergogno di essere amministrato, governato da questa gente. È ora di finirla, è ora di piantarla lì, sì, è ora di mandarli a casa. Luigi, sono parole forti. Davide, chiedo a te, Davide Giacalone. Luigi dice: effettivamente ci sono tanti cambi di casacche. Stamattina proprio tu in rassegna stampa ce ne parlavi. Ma da che cosa dipende dal fatto? Il gioco democratico poi sta in questo: solo dal fatto che abbiamo una legge elettorale che non funziona, forse? No. L'Italia è il più grande consumatore mondiale di leggi elettorali, nel senso che le cambiamo ogni tanto, ma non è che, voglio dire, a parte il fatto che l'elettorato, ma a partire da me, ci si abitua alla legge elettorale nel tempo, e quindi anche votando ci si abitua a utilizzarla. Noi la cambiamo una volta sì, una volta no, ma non è che contando in maniera diversa i voti poi ottieni un risultato sociale diverso. Voglio dire, se tu metti un maggioritario all'inglese, oggi tu avresti un monocolore 5 Stelle. Tutti quelli che si lamentano sono convinti che sarebbe stato un risultato di stabilità. E questo pone l'altro problema del trasformismo, perché molti pensano, dice, mettiamo il vincolo di mandato e abbiamo risolto il problema del trasformismo. Se tu cambi casacca, perdi il seggio. Non è una legge democratica, no, una legge antidemocratica sarebbe. Non esiste in nessuna democrazia del mondo, e soprattutto non elimina il trasformismo, solo che lo rende possibile solo al capo partito. Per cui 5 Stelle, Di Maio, siamo con i gilets jaunes. 5 Stelle, Di Maio, 15 giorni dopo, siamo con Macron contro i gilets jaunes. Cacchio, se non è trasformismo questo, è vero. Però butti fuori il parlamentare dissidente.
La verità è che quando non esistono più i partiti, dal 1948 al 1992 i cambi di casacca singolari, diciamo di singoli, 12 casi, 12, noi quasi conto una centinaia, perché? Perché non esiste più la coerenza, non esiste più i partiti e esiste un elettorato che è sempre pronto, cioè noi, a votare contro e non vuole mai sentirsi dire che non si può andare in pensione prima, che non si possono regalare soldi a chi non lavora, perché dice, eh no, aspetta, io sono a 5 anni dalla pensione, quindi per i prossimi 5 anni voto quelli che mi dicono che posso andare in pensione prima. Congratulazioni, il risultato lo state vedendo. È vero, Davide, però Luigi sfiora anche un altro tema che secondo me è cruciale, cioè nel nostro paese, per gli italiani, quelli normali che lavorano, che dovrebbero lavorare, cioè ogni giorno succede qualcosa di nuovo, ogni giorno ci sono attese che vengono poi tradite da nuove regole, a scuola si torna domani ma in realtà poi non si torna, cioè gli italiani in questo periodo sono assolutamente, io trovo, distanti da questa crisi politica. Anche perché qualcuno spende i soldi per mettersi nelle condizioni che tu mi hai detto con le quali avrei potuto riaprire. Ben per questo. E poi dici no. Ben allora per questo. E perché gli italiani hanno altri problemi in questo momento. Sì, hanno altri problemi. Enrico, pensa a questa stranezza, no? Allora, in Lombardia le scuole dovevano riaprire. Fontana decide di chiuderle. Il presidente della regione decide di chiuderle. Gli studenti fanno ricorso al TAR e il TAR dà ragione agli studenti dicendo certo, no, vanno riaperte. Ma nello stesso tempo adesso Fontana, dopo che il governo ha deciso che la regione Lombardia è in rossa, ricorre allo stesso identico TAR, Tribunale Amministrativo Regionale, per dire no, non è vero perché i dati sono vecchi. Quindi in teoria che cosa potrà decidere il TAR? Cioè quello stesso che ha deciso che le scuole devono essere riaperte, adesso cosa fa? Decide che invece la regione Lombardia deve essere arancione piuttosto che rossa. Quindi è una confusione anche dal punto di vista legislativo, amministrativo, che si riverbera poi sul cittadino. Certo. Io questa mattina, prima di venire qui, sono andato a vedere se dovevo fare il certificato o meno, qualora mi fermasse la polizia o il carabiniere o i vigili o qualsiasi forza dell'ordine. Non si può continuare in questa maniera. No, non si può continuare in questa maniera. Quello della scuola è un caos veramente emblematico, perché noi abbiamo passato le settimane a dire, ma anche qui all'indignato speciale, a parlare di trasporti. Allora abbiamo detto, ma prima di parlare della riapertura delle scuole, vogliamo parlare dei trasporti? Cioè ci saranno i trasporti che funzioneranno? Si farà in modo che non si creino assembramenti per andare a scuola? Beh, il piano dei trasporti in molte città, in molti centri, era pronto a partire da lunedì, molti centri la Lombardia. Adesso però da domani non si torna a scuola. E questa è un'incertezza che veramente rende difficile a tutti noi, alle famiglie, ma anche a chi deve organizzare il rientro, cioè fare dei piani concreti. Per questo dico che la crisi politica francamente è un tema che va risolto, ma è assolutamente distante, anni luce dai problemi veri degli italiani. Andiamo allo 02 25 15 15, cerchiamo di capire cosa ne pensate voi, tra poco leggiamo anche alcuni messaggi. Se non sbaglio c'è Anna che è collegata con noi. Buongiorno Anna, benvenuta. Dovremmo avere Giuseppe forse dalla regia. Giuseppe, ci sei? Sì, buongiorno. Buongiorno Giuseppe, buongiorno, da dove ci chiami e come ci ascolti? Chiamo da Copertino, provincia di Lecce, vi guardo tramite TV. Benissimo, allora Giuseppe, dici la tua su tutto ciò che sta succedendo. Anche tu senti che questa crisi, non crisi di governo, sia una cosa che forse è troppo lontana, che non ti riguarda? No, mi sembra una cosa come se fosse sceso un alieno veramente dallo spazio, perché siamo in piena pandemia. Signor Renzi, che voleva rottamare tutti, è stato rottamato dagli italiani con l'ultima votazione, nel senso che l'hanno mandato a casa e hanno vinto i 5 Stelle, e mo vuole far cadere il governo per un suo tornaconto, non so per quale motivo. Giuseppe, quale ultima votazione? A quale ti riferisci? Alle politiche del 2018? Quella nazionale che ha vinto i 5 Stelle, quella più grande che abbiamo fatto. L'ultima. D'accordo, però in quel caso il Partito Democratico guidato da Matteo Renzi comunque aveva preso, Davide D'Andrea, il 20%, insomma parliamo di una percentuale che non è... Sì, però non ha vinto nulla, hanno vinto i 5 Stelle, hanno preso più voti loro, I 5 Stelle hanno preso più voti, su questo non c'è dubbio, vinto non ha vinto nessuno perché nessuno aveva una maggioranza autonoma. I 5 Stelle sono in questo momento al governo con Renzi.
Beh, se lei sì. pensa che essere 5 Stelle significa dire con Renzi è inaccettabile. Sì, ma è una, Renzi, cosa, sì. è una cosa assurda, perché signor Renzi. Sì, prego. Perché il signor Renzi aveva detto che una volta se non veniva rieletto si ritirava dalla politica, si ritirava dalla politica, invece sta ancora lì a rompere le scatole agli italiani. Ma ci siamo resi conto. C'è un tema che vedo che tiene banco parecchio i messaggi che arrivano al 378-378-1025. Matteo Renzi qui in Non Stop News su RTL 1025 ha detto quella classica frase che poi ha ripetuto anche altrove: non ci interessano le poltrone, Italia Viva si accontenta di passare all'opposizione. È credibile, Davide? Sì, è credibile, nel senso che ha puntato sulla questione dei contenuti del recovery e trovo che una serie importante di suoi rilievi siano fondati. Certo, sentir dire che non bisogna disperdere i quattrini e concentrarli negli investimenti dal teorico dei bonus fa sempre un certo effetto, ma fa parte dell'orgia trasformistica, che è tale, è possibile che sia tale, perché il paese è fatto così. Beh, dobbiamo guardarci allo specchio, non prendercela sempre con qualcun altro. Il paese è fatto così. Quel signore che prima ha telefonato, del tutto legittimamente, è convinto che le elezioni le hanno vinte i 5 Stelle e quindi devono governare i 5 Stelle. E anche i 5 Stelle sono convinti di aver vinto le elezioni. Infatti, prima governavano con la Lega contro l'Europa e adesso governano con il Partito Democratico. Sì. Europa, Europa, Europa. È trasformismo. Non è un'altra cosa, si chiama trasformismo. Andrea, scusa, in tutto ciò quindi allora siamo noi elettori che insomma votiamo in maniera talmente frammentaria che poi ottenere una maggioranza comporta questo tipo di alleanze. Questo è il sistema. Noi abbiamo per anni invocato e cercato il cosiddetto bipartitismo perfetto come negli Stati Uniti d'America o in altri paesi, no? La democrazia fatta da un centrodestra e un centrosinistra, quindi liberali, conservatori, destra, chiamatele come volete, ormai le definizioni sono abbastanza aleatorie. In Italia c'è sempre stata una grande frammentazione. I tempi in cui Davide ed io facevamo magari politica più attiva, se prendevi lo 0,1% in più, dicevi in televisione, alla tribuna politica, il partito ha vinto, gli elettori ci hanno dato fiducia. Beh, allora è cambiato poco? Mi dirai. Meno... Beh, oddio, qualcosa è cambiato, nel senso che perlomeno si votava. Ecco, adesso sembra che votare sia diventato una sì, specie però di... soprattutto c'è questa favola che noi spesso raccontiamo e ripetiamo e alla fine ci crediamo pure, che in Italia c'è sempre stata molta frammentazione e i governi sono sempre stati instabili perché duravano poco. È una mezza favola, perché dalla liberazione, dalle prime elezioni 1948 fino alla fine della cosiddetta Prima Repubblica, ci sono stati quattro governi: centrismo, centrosinistra, Solidarietà Nazionale, per una breve parentesi, e Pentapartito. Dentro queste quattro formule, esclusa la Solidarietà Nazionale, ci sono stati un succedersi di esecutivi, di aggiustamenti, diciamo così, però il sistema si reggeva attorno a un partito di maggioranza relativa denominato Democrazia Cristiana e vari contrappesi, repubblicani, socialisti, socialdemocratici, liberali, che si alternavano, ma era un sistema stabile, era una balla che fosse un sistema instabile. Dopodiché, quando abbiamo distrutto il sistema dei partiti, ma mica solamente noi, guardate in Francia il Presidente della Repubblica è eletto senza una storia di partito, nel senso viene dei socialisti ma li ha piallati, e questo porta uno scompenso. Qual è il sistema di governo più stabile d'Europa? L'unico dove ci sono ancora i partiti, la Germania. E allora uno magari ci pensa un attimo, che non significa che uno dice recuperiamo il passato non torna mai. Che ha fatto la sua solidarietà nazionale. Che ha fatto la sua solidarietà nazionale. Però che è quello che dovremmo fare noi oggi in Italia. Certo. Solo che se veramente l'impegno costante è quello della campagna elettorale e se quello lo vedono dai messaggi anche dei nostri ascoltatori e vogliono sentirsi dire Renzi è una schifezza, oppure dice quell'altro Di Maio è una schifezza, Berlusconi non ne parliamo. Ragazzi, così vi tenete quello che c'è. Se uno invece vuole evitare di questa scena effettivamente poco edificante,
e bisognerà che impari a parlare delle cose, dei fatti. Vuoi la concretezza? Parlane, caro. Io quando sento il leader di un grande partito come il Partito Democratico con la sua storia, oggi è il centenario della fondazione del Partito Comunista, quindi insomma... Per la verità della scissione di quello socialista. Esatto, nel bene e nel male, comunque una data storica, interessante, importante da analizzare, eccetera. Bene, ma quando sento il segretario Zingaretti, che come sapete è il fratello del più noto commissario Montalbano, dire non vogliamo, allora cosa volete? Non vogliamo consegnare l'Italia ai sovranisti e ai populisti. Uno dice, ma scusami, ma mi vuoi dire che cosa vuoi fare tu per l'Italia? Qual è il programma? Quali sono i progetti di un grande partito come il Partito Democratico, progressista, liberale anche in tante sue componenti, eccetera, per questo, questo e questo, visto che ci devono dare una marea di soldi e l'Europa ci sta guardando con un po' di sospetto? Andiamo al volo a leggere un paio di messaggi da Niccolò Giustini qui a Milano. Lo stesso vale anche dall'altra parte. Arriviamo, Andrea. Vai, Niccolò. Allora sì, c'è chi dice che chi accusa Renzi è peggio di lui, come Bartolomeo. Dice invece chi dice Renzi ha fatto benissimo, basta a galleggiare. C'è anche chi dice all'inizio avevo molta stima di lui, adesso lo trovo estremamente arrogante. Parlo di Renzi, ovviamente. E poi c'è una cosa interessante, che dice abbiamo una classe politica mediamente indecente, ma è quello che ci meritiamo perché li votiamo noi. Continuate a scriverci. 378 378 1025, no, quello è un altro discorso. 02 25 15 15 invece, per far sentire la vostra voce, tra poco ancora con l'indignato speciale. Un commento, Davide e Andrea, su un tweet, ne parlavamo in Non Stop News, di Carlo Calenda, che ha annunciato la sua candidatura diverse settimane fa al Campidoglio a diventare sindaco di Roma, twittato dicendo che Clemente Mastella l'avrebbe chiamato offrendogli il supporto del Partito Democratico per la corsa al Campidoglio in cambio del supporto dello stesso Calenda in Parlamento al governo Conte. Beh, il commento che viene naturale è, Davide, lo facevamo nel fuori onda, siamo ad un livello... È molto semplice, poi bisogna aggiungere che Mastella ha risposto pubblicamente, visto che l'altro ha parlato pubblicamente, ha risposto pubblicamente dicendo che non era vero niente, che semmai il contenuto della telefonata era un altro, e ha aggiunto varie, diciamo, velenosità. Allora il tema è quello, è una telefonata in cui ci sono due persone, normalmente diciamo così rimane tra due persone. Se la raccontano, si mettono d'accordo su una versione. È chiaro che se io racconto che Pamparana ieri mi ha chiamato e mi ha detto una cosa indecente, eccetera, e Pamparana smentisce, chi è che sta dicendo una bugia? Tra l'altro non è escluso entrambe. Assolutamente. Allora, voglio leggervi questo messaggio. Tra poco andiamo allo 02 25 15 15 perché ci aspetta Armando. Buongiorno, sul recovery i problemi erano reali, ma continuare ad alzare la posta con MES e servizi segreti è un'assurdità. Vorrei concentrarmi sul fondo salva stati, perché c'è una parte d'Italia che in questi giorni ha detto, beh, se Renzi riuscisse nell'obiettivo di così portare l'Italia ad accettare questi fondi che sono assolutamente oro colato, sarebbe un ottimo traguardo. Ieri sera, se non sbaglio, Cottarelli ha detto no, ma il MES non serve più, aveva senso accettarlo a giugno. È ancora quella la partita? No, la partita è come li utilizzi i soldi. Noi abbiamo in questo momento, la cosa comincia a girare significativamente per la stampa europea. Quando pubblica qualcosa un giornale italiano non è che parla l'Italia, parla il Corriere della Sera anziché Repubblica. Quando la pubblica la Frankfurter Allgemeine Geschichte non è che parla la Germania, parla la Frankfurter e così via. Però cominciano a dire, ma l'Italia, cioè noi siamo il paese più beneficiato di assegnazione di fondi e siamo ancora lì con una bozza di programma di utilizzo. Quello è il tema. Non è che se ce ne sono di più, ovviamente cambia nel senso che puoi spendere di più, ma tu non, al momento non ti sei preparato per un po' meno, sono 220 miliardi, questi sarebbero quelli del meccanismo europeo di stabilità, sarebbero ulteriori 36. Allora, se tu hai un programma per la sanità, ti dici mi mancano 36 miliardi e non vuoi ricorrere al meccanismo europeo di stabilità, che peraltro non ha condizionalità, mentre i 220 giustamente hanno delle condizionalità, sei deficiente, sei un demagogo deficiente. Ma se non hai un programma
preciso per l'uso degli altri 220. Non è che il tema è, ma come diciamo, li prendo o non li prendo gli altri 36? Sono i 220. E purtroppo su questo noi siamo indietro. Perché? Perché il programma presentato, la bozza di programma presentato dal governo, che è decisamente migliore della prima bozza, questo perché sia chiaro, la prima bozza era veramente una roba di tempo digitale, parità di genere, c'era niente, e macro aggregati. Questa è molto più ragionata, molto più disaggregata, quindi è più ragionevole, però non è riuscita a prendere una filosofia comune. Cioè l'Italia del 2030 vorrebbe essere una grande manifattura digitale, una grande piattaforma turistica. Che vorresti essere nel 2030? Dimmelo, non te lo dico perché voglio fare una serie di cose. Secondo, manca totalmente degli strumenti attuativi. Cioè tu ti lamenti sempre che hai il codice appalti che non funziona, i cantieri che si fermano e continui, cioè, dove metti 220 miliardi? Farei questo cantiere. Ti sei posto il problema che non ti funzionano i sistemi? No, non me lo sono posto. E terzo elemento, molti di questi settori, dalla scuola alla pubblica amministrazione alla giustizia, non serve a nulla, cioè serve a poco dire metto i soldi nella digitalizzazione, perché se non modifichi i processi produttivi, nel caso della giustizia i processi proprio, cioè la procedura penale o la procedura civile, non ti si schioda nulla perché ti rimane tutto fermo lì. Allora, vogliamo parlare di... è noioso? Vi siete già annoiati? Siete tentati di cambiare canale? Perché... però sono queste le cose su cui si stabilisce. Una famiglia in cui c'è il frigorifero rotto e la lavatrice che funziona male, bisogna decidere dove mettere i soldi, si discute di questo. Ma è banale, quello che è importante è l'amore, volersi bene, la famiglia. Sì, ho capito, ma qua i panni non si lavano e la roba si è scongelata. Una decisione dovremmo prenderla ragionando su cosa ci costa di meno riparare oppure sostituire e a cosa rinunciamo in cambio di questo. Questa è una discussione razionale, e se no stiamo, andiamo avanti dicendo ma mi vuoi ancora bene? Anche perché, al caldo sì. Anche perché qui sfondo una porta aperta, perché Davide parla di questo credo da alcune decine di anni. Noi italiani abbiamo un primato, siamo il paese più incapace a spendere i soldi che già l'Europa ci dà e ci ha dato. Noi quante volte abbiamo detto, no, che poi si arriva all'ultimo, negli ultimi 15 giorni, e si fa un progetto tanto per fare, tanto per dimostrare. È il vero dramma, perché poi esatto. In realtà non li perdiamo. Esatto. Però li buttiamo. Li spendiamo male. Allora, lì ad esempio Renzi ha detto una cosa sacrosanta. Io voglio che si spendano bene questi soldi e voglio sapere come si spendono. Non con 12 e siamo pagine. D'accordo tutti su questo, Andrea, perdono, è dubbio. Difficile non essere d'accordo, insomma. Esattamente, però poi alla fine uno deve capire anche che cosa, che hai ragione Davide, che cosa vogliamo essere da grandi, soprattutto per sti ragazzi, no? Cioè la scuola, ma possibile che della scuola si parla solo in termini di tamponi adesso, no? Ma sarebbe già qualcosa, perché proprio mi sì, pare che anche da quel punto di esatto. Vista non se ne parli. Ma io in settimana ho intervistato il mio amico Pierluigi Bartolomei, che è il direttore del centro Elis al Tiburtino, che ha detto una cosa straordinaria, e cioè io sogno una scuola in cui un ragazzo entra e trova la bellezza, trova le pareti affrescate, non sporche, trova non dei banchi qualsiasi, ma dei banchi sui quali poter studiare, lavorare, una biblioteca, computer, il piacere di recarsi a scuola. E lì devo dire che anche, mi permetto di fare anche un rimprovero ai ragazzi, perché continuo a sentire solo ed esclusivamente, mi manca la socializzazione, io voglio riabbracciare i miei compagni, è giustissimo, soprattutto a quell'età, è sacrosanto. Però vorrei anche che si discutesse, come sempre, questo è il mio vecchio pallino, dei contenuti. E su questo, niente. La ministra De Micheli, che si occupa dei trasporti, per che cosa è nota in questo momento al grande pubblico italiano? Per l'inchiesta sull'esame d'italiano di Suarez, che doveva andare alla Juventus e poi non ci è andato. Non va bene, non va bene, perché il piano trasporti non c'è, e lo denunciano gli stessi
sindacati. Senza contare Andrea, che la socializzazione dei ragazzi è una cosa bella, importante, eccetera, eccetera, ma non è che mica è proibita. È la scuola che è chiusa. Sì, però non c'è solo quella, dai, nelle proteste degli studenti non c'è il ritorno alla socializzazione. No, l'hanno scavalcato i cancelli, il desiderio di tornare in classe. Sono cose. Oddio, voglio dire, fosse l'unica cosa positiva di questa stagione, è bello vederli dire che bisogna tornare in classe, se la mettiamo su questo. Anche se poi, ribadisco, vorrei che ci fosse anche da parte degli insegnanti, della classe insegnante, la rivalutazione di un tema antico, e cioè rivediamo i sistemi di insegnamento, cosa che non mi sembra che sia stata. Al di là della passione di ognuno, no? Perché sappiamo, l'abbiamo detto tante volte, che la passione di tanti insegnanti poi aiuta ad avere una didattica di qualità. Non basta la ci passione, vuole un sistema. Ci vuole un sistema. Non c'è dubbio. Andiamo allo 02 25 15 15. Davide, Andrea, vi presento Armando. Ci chiama da Milano, se non sbaglio. È vero, Armando? Buongiorno. Armando? Sì, mi sentite? Eccoci qui, Armando. Benvenuto. Eccovi qui. Grazie, buongiorno a tutti. Volevo fare una domanda e chiedere anche un vostro parere. Allora, diciamo di difendere un pochino questa situazione, la situazione economica italiana, sugli aiuti che hanno fatto questa legislatura sulle partite IVA e sul libero professionista. Prendo il mio caso, ma penso che non sia il solo. Allora, praticamente mi hanno concesso la possibilità di sospendere nella prima pandemia, per esempio, la rata della macchina. È bastata un'email velocissima a FCA Bank e ha sospeso la rata della macchina fino a definirsi, fino alla prima parte della pandemia. Dopodiché mi hanno rinnovato questo rinvio di rata per una volta fino alla fine di gennaio, e tre giorni prima ancora che il decreto fosse approvato adesso me l'hanno rinnovata fino addirittura alla fine di giugno. Un'altra finanziaria ha detto che non ne voleva sapere minimamente di sospendere alcunché. E addirittura poi era passata una legge per cui tu potevi chiedere il 25% del fatturato del 2019 e garantiva lo Stato. Adesso non vogliono più sentir parlare di garanzie dello Stato, stesso Stato che permette alle banche di non fallire. Forse non servirebbe un allineamento un po' comune anche tra queste finanziarie? Lo Stato non ha ancora deciso se il 31 di gennaio farà pagare gli arretrati delle sospensioni delle cartelle di rottamazione. Davide, su questo? Allora, sono due questioni diverse. Una è la sospensione tre, perché poi alla fine ci ha messo pure le cartelle di rottamazione. Cioè, uno è la sospensione dei pagamenti a scadenza nei confronti di privati, le banche. Lì era semplicemente stato sospeso per un momento. Quella sospensione lì, deliberata dallo Stato, ha un costo. Ha un costo scaricato sulle banche. Questo, però, diciamo così, ha un costo tollerabile, sopportabile, si può andare avanti. La seconda questione che lei ha sollevato è quella della garanzia dello Stato, dove però ce ne occupammo noi quando questa cosa partì, e devo dire purtroppo vedemmo con precisione quello che sarebbe successo. E cioè, è evidente che se io dico c'è la garanzia dello Stato sui soldi che mi devi prestare, tu me li presti sicuramente, perché chi può garantire più dello Stato, no? Perché il problema qual è? È che nello stesso decreto che ha fatto quella roba lì ci hanno scritto che la banca deve fare l'istruttoria. Quindi deve comunque fare l'istruttoria e poi viene prestata la garanzia. Se il pamparana che prende i soldi con la garanzia non gli fanno la istruttoria, oppure non si accorgono che è uno che normalmente non paga i quattrini, poi al momento dell'escussione della garanzia, guardi, non ci ha pagato, escuto la garanzia, il garante gli dice no, perché tu non hai fatto la istruttoria come devi farla, se la faccio come devo farla io i soldi non glieli presto, perché del resto se facendo l'istruttoria normale i soldi avrei concluso di doverglieli prestare, gliel'avrei prestati anche senza il suo decreto, non è che mica perché lo faccio di mestiere. Quindi lì era l'equivoco che è sorto. Naturalmente il personale di governo risponderebbe: no, stai dicendo il falso, perché guarda che le coperture di garanzia ci sono state, sono certo quelli cui i prestiti glieli davi comunque, perché non approfittare anche della copertura a garanzia dello Stato. Quindi, e terzo, infine, era la questione della rottamazione delle cartelle. Ricordiamoci tutti che si tratta di cartelle per pagamenti dovuti alla pubblica amministrazione o al fisco, pagamenti non fatti molto, molto prima della pandemia. Per cui
oltre al tema degli italiani che devono pagare le cartelle, io vorrei che non ci si dimenticasse che c'è il tema degli italiani che hanno pagato tutto. E perché l'italiano che ha pagato tutto deve trovarsi su una posizione di svantaggio, oppure deve trovarsi su una posizione di vantaggio chi invece non paga? Perché non è che quella roba lì di cioè, sai, in questi mesi non c'avevo i soldi perché c'era la pandemia. No, tu è 3 anni fa, 4 anni fa, 5 anni fa, 10 anni fa che non sei stato fedele nei confronti dei pagamenti che dovevi fare, e sì, adesso arriva la cartella. Oh, e tra l'altro una lezione che può insegnarci anche un'altra cosa. Anche l'Italia, prima ancora che ci fosse il famoso paziente 1 nel nostro paese, aveva dei problemi, certo, per quanto riguarda il debito, non solo. Quindi non ci raccontiamo che sia solo il Covid-19 che ci ha messo in ginocchio. A gennaio ci avevamo il 135% di debito sul prodotto interno lordo. Che non è proprio bazzecola. Ne parliamo ancora tra poco. Vado da Nicolò Giustini, ci dà una mano per quanto riguarda Twitter e i messaggi al 378-378-1025. Nicolò? Sì, eccomi. Allora, dicevo, ci sono tanti messaggi che stanno arrivando, così continua a parlare tantissimo di politica, e soprattutto c'è un termine che viene discusso molto dai nostri ascoltatori, che è democrazia. Si dice, per esempio, non possiamo avere l'incubo delle elezioni, dichiarazione del PD, e poi si definiscono democratici. C'è anche chi dice: la cosa che mi indigna non è il trasformismo, ma che oggi chi ci governa in Parlamento non ha, almeno nei sondaggi, il gradimento dei cittadini. Che democrazia dovrebbe essere questa? È un tema di cui si discute anche molto su Twitter, e io continuo a ribadire: continuate a twittare hashtag indignato speciale. Molto bene. Sai, nelle democrazie si vota alle elezioni politiche. Chi governa oggi, la maggioranza parlamentare, è stata eletta. In democrazia le ultime elezioni politiche, non è che si fanno le elezioni ogni pomeriggio. Tutto qua. Allora, prima abbiamo sfiorato il tema scuola e trasporti. 02 25 15 15 ci ha chiamato Maria Grazia, è già collegata con noi. Maria Grazia, buongiorno. Sì, buongiorno. Buongiorno Maria Grazia, da dove, come segui? Allora, io seguo tramite radio, telefono da Milano, e faccio parte del comitato Bus Turistici Italiani. Prego. Noi siamo stati contattati finalmente, dopo varie richieste, dalle concessionarie di linea delle varie città, in questo caso anche della città di Milano. Quando? Quando siete stati contattati? No, inizialmente noi abbiamo mandato le nostre richieste ad aprile, e solo prima di Natale, verso il 15 di dicembre, siamo stati contattati da loro, e con loro abbiamo iniziato a porre in essere tutta una serie di percorsi per giungere dalle metropolitane alle scuole. Abbiamo fatto chiaramente durante il periodo natalizio tutta appunto la ricognizione dei trasporti, briefato gli autisti, allestito i mezzi, riattivate le assicurazioni, chiamati i dipendenti rientrati dalla cassa integrazione. Il 5 di gennaio, ahimè, tutto è saltato per il giorno 8, come sappiamo appunto, per il 7 di gennaio la ripartenza. Dopodiché rifatto tutto per il 11 di gennaio, e oggi siamo ancora fermi. Non le dico che le nostre aziende sono non in ginocchio di più, perché il turismo è finito. E dal 23 di febbraio siamo completamente fermi. Aziende che hanno investito dei capitali enormi, perché ogni pullman costa più di 300.000 euro più IVA. Voi capite che purtroppo siamo totalmente fermi. E noi contiamo. In questo periodo avete avuto dei, come si dice adesso, ristori? Dei ristori. Abbiamo avuto un solo ristoro. Allora, per le aziende abbiamo avuto un solo ristoro, che con la differenza fatturato aprile 2019, il 10%, la differenza di fatturato del 10% dell'aprile 2019 con aprile 2020. Praticamente io ho pagato sì e no le 14esime. Allora, vede, perché no, l'ho fatto questa domanda perché è da febbraio, e qui lo ripetiamo, il mondo ieri, da febbraio, e cioè è evidente che c'è un problema di trasporti, è evidente che dovendo diradare la densità delle persone trasportate non puoi che aumentare il numero di trasporti, e che aumentare il numero di trasporti non è semplice. Però è da febbraio che diciamo, perché non si è che si possono inventare gli autobus, però
Davvero, diciamo, c'è un settore che è fermo, perché voi vi siete fermati subito, cioè come gli alberghi. Probabilmente come gli alberghi. Sì, come gli alberghi. Ma noi la domenica stessa, cioè sabato, è avvenuto il primo caso a Codogno, la domenica noi eravamo già completamente fermi, le annullate. Esatto, siccome eravate completamente fermi, e questo avrebbe comportato comunque una spesa pubblica per i ristori insufficiente, tutto quello che vuole lei, però avrebbe comportato comunque una spesa pubblica. Il nostro ragionamento a febbraio scorso era: visto che ci devo mettere i soldi, mettiamoli in pista, costerà un po' di più, ma almeno portano in giro la gente e abbiamo meno densità. Ci abbiamo fatto la chiusura della scuola, la riapertura della scuola per gli auguri delle vacanze, la riapertura per dopo le vacanze, e continuiamo, appunto, come lei ci dice. Ci hanno scritto oggi. Sì, sì, c'è la volontà, quindi ci sono arrivati a questa logica, cioè a far lavorare una categoria che è estremamente in crisi, però ci sono rinvii continui, come ci sono rinvii per i ragazzi che devono tornare a scuola, come ci sono stati rinvii per le palestre che dovevano riaprire, poi sono state chiuse, hanno fatto tutti i lavori. Ti ringraziamo, Maria Grazia, per essere stata con noi, facci sapere come va. Grazie mille. Quello che si richiede è anche la territorialità di utilizzare i nostri mezzi del territorio, non di chiamare aziende che vengono magari da altre regioni. E tenendo anche conto che aziende come quella che cita Maria Grazia sono già pronte, hanno tutti i mezzi, basterebbe far incontrare domanda e offerta, diciamola così. Allora, tra poco ancora la riapertura delle scuole, la campagna vaccinale che prosegue, zone rosse, arancioni, gialle e zone bianche anche all'orizzonte in Italia. Nicolò Giustini, dacci una mano tu, un po' di messaggi. Sì, allora, c'è chi parla di scuola, per esempio c'è chi dice: mi permetto di far notare che i ragazzi sono le vittime sacrificabili di questa pandemia, niente scuola, niente sport, e se escono vengono pure demonizzati. C'è invece chi dice: buongiorno a tutti, invece di lamentarsi gli studenti vadano sui banchi di scuola a giugno e luglio. Tra poco parleremo anche di bar e ristoranti, la loro situazione è assolutamente complicata, le proteste che ci sono state con l'iniziativa Io Apro di venerdì, ma al di là di come sia andata, anche di questo ragioneremo insieme. Le vostre telefonate allo 02 25 15 15, messaggi al 378 378 1025, poi tweet @RTL1025, l'hashtag come sempre uno, Indignato Speciale. Si apre così la seconda ora dell'Indignato Speciale, buona domenica da RTL1025. Con Andrea Pamparana, Davide Giacalone, Luigi Santarelli a Roma, a Milano Enrico Galletti, Nicolò Giustini e Massimo Lonigro, che sta gestendo le chiamate allo 02 25 15 15. Veniamo da te per capire, insomma, che cosa ti raccontano le persone. Beh, raccontano tante cose, c'è tanta confusione, in alcuni casi è stato confusionale, però diciamo tendenzialmente il paese è molto molto confuso, sia per le misure nuove che sono state introdotte con il nuovo DPCM, sia anche molto per la scuola, magari tra poco ci possiamo arrivare. Chiamano tantissimi insegnanti, addirittura abbiamo un membro del coordinamento dei presidenti dei consigli d'istituto, quindi in particolare però abbiamo anche dei baristi che chiamano, per esempio, so che c'è collegato con noi Arturo, che praticamente dice: con queste nuove misure noi tendenzialmente possiamo rimanere aperti, però la gente non si può muovere, che dobbiamo fare? È così, Arturo, buona domenica. Eccoci, buona domenica a voi, grazie mille per la linea. Grazie a te, Arturo. Da dove ci chiami e come ci stai seguendo stamattina? Radio, radiovisione, allora, applicazione? Vi chiamo dalla provincia di Lecco, in radio, sempre con la radio del bar. E niente, vi sto chiamando perché è una situazione al limite dell'assurdo, nel senso che fino alla settimana scorsa noi con la zona rossa non saremmo potuti rimanere aperti, mentre adesso con la zona rossa rimaniamo aperti per l'asporto, ma con le persone che non si possono muovere, non possono uscire dal comune, ed è una situazione paradossale perché sono mesi e mesi e mesi ormai che versiamo in questa situazione e non ci sono comunque ombre di aiuti, ombre di cassa integrazione, è una situazione veramente fuori di testa. Arturo, che ne pensi di quelli che venerdì, non sono stati tanti a dire il vero, però insomma c'è stata una parte che l'ha fatto, che ne pensi di quelli che hanno aperto nonostante i divieti per far sentire la vostra voce? Allora, io capisco benissimo che adesso bisognerebbe unirsi e fare la voce tutti insieme, però secondo me per la nostra categoria è un rischio tenere aperto, visto che comunque tenere aperto significa fomentare l'assembramento. Forse avrebbe più senso nel momento in cui ci permettono di aprire, si sta tutti chiusi, però tutti. Davide, Andrea, avete domande per il nostro amico Arturo? Ma ad esempio, lei adesso oggi è aperto? Sono dipendente, sono stato richiamato dalla cassa integrazione per fare questa giornata
e niente, siamo aperti. Ma solo per l'asporto o... solo ed esclusivamente per l'asporto fino alle ore 18. Quindi io vengo da lei, mi faccio un caffè, prendo, lo porto fuori. Lo porta fuori, fuori dallo spazio del bar, chiaramente. Perfetto, a meno 2, meno 3 gradi centigradi. E mi esattamente, faccio. Perché poi c'è e anche quella un questione. Caffè quindi noi facciamo venire le pleuriti per farmi bere il caffè fuori per non aumentare i rischi di contagio. Cioè la cosa tante. Assurda. Ma ecco, ma mi perdoni, lei è già sul posto di lavoro? Io sì, assolutamente. Ecco, quante, diciamo, dalle 9 in poi quante persone ha visto? Beh, consideriamo che ho il tempo per fare questa telefonata, quindi diciamo meno di... le contiamo su meno delle dita di due mani. Senti, il conto, meno di 10 persone, sì, insomma, meno di e 10 sono persone. Le 10 del mattino. Sono poche, sono le 10 evidentemente. Del mattino. Sono, sì, anche meno, perché... un bel incasso, comunque. Ah, oh, sì, no, cassa ricca. Però guardate, questa è una di quelle questioni sostanzialmente senza soluzione, esatto. Nel senso che o dici riaprite, però riaprite significa io vado al bancone, mi metto lì, prendo il caffè anziché al freddo, lo prendo al caldo, sono accanto a un signore che sta mangiando il cornetto e dall'altra parte c'è una signora che ha preso un frullato. Se qualcuno c'è il Covid, succede quel che succede. Quindi non è che uno... può così polemizzare sulle misure quale che esse siano. Il punto è che noi ci trasciniamo fuori da questa faccenda usando il vaccino. Non c'è un altro strumento in circolazione. O accetti il rischio o potenzi il vaccino. Sul vaccino siamo in ritardo in tutta Europa, non è che solamente la questione dell'Italia. E stiamo andando troppo lentamente. Al momento c'è la limitazione delle dosi, che naturalmente dice io più dosi di quelle che ho certamente non riesco a iniettare. Questa situazione si spera che in realtà si sblocchi o comunque si alleggerisca nel giro di poco tempo. Attenzione, perché al ritmo massimo fin qui tenuto in Italia, in Germania, quindi diciamo nel migliori dei casi del ritmo massimo, noi ci metteremmo a finire la popolazione che deve essere immunizzata 2 anni. In 2 anni significa che l'immunità, la cosiddetta immunità di gregge, non la raggiungi mai, perché in 2 anni significa che quando hai finito di vaccinare l'ultimo si è perso l'effetto sul primo, cioè sei già al secondo giro. Dobbiamo cambiare modello, dobbiamo entrare per esempio nel mondo corporate, cioè le aziende devono poter vaccinare, magari mettendoci anche i soldi propri per organizzare la vaccinazione, le università, le scuole... Gli ospedali, i malati negli ospedali, cioè. E così via, cioè tutta questa roba qui. A un certo punto bisognerà affrontare questo toro per le corna, senza farci tutta questa retorica della graduatoria, non la graduatoria, e bisogna affrontare, perché se no telefonate come questa, come quella prima dei trasporti e così via, noi ce le trasciniamo dietro da un anno, ma ce le trasciniamo per un altro anno e poi dopo forse si vede. Allora, l'unico modo per uscirne è quello. Arturo, grazie per essere stato con noi, buona domenica. Dove si trova il tuo bar? Come si chiama? Niente, è andato. È entrato l'undicesimo cliente. Priorità ai clienti. Allora, tra l'altro, il dato aggiornato, siccome abbiamo citato il ritmo di vaccinazione, è 1.118.000 vaccinazioni e siamo ad una media del 74,5% a livello nazionale per dosi inoculate su dosi disponibili. Allora, 378-378-1025 se volete inviarci un messaggio, Twitter, hashtag indignato speciale, Nicolò Giustini dal Social Corner, aiutaci tu. Sì, eccomi, c'è chi dice io lavoro in un ristorante, sono a casa da novembre e se non riaprono la sera io non posso riprendere a lavorare, non si può andare avanti così all'infinito, Andrea. E poi continuano ad arrivarci tantissimi messaggi sulla scuola, che tipo c'è gente che dice liberiamo gli adolescenti, facciamoli tornare a scuola perché sono sempre più soli, oppure dice nessuno parla dei ragazzi di seconda e di terza media che non possono andare a scuola in zona rossa nonostante non usino i mezzi pubblici. Poi posso aggiungere tra parentesi, nessuno parla dell'università.
Quello poi magari ti però in compenso qualcuno adesso vedevo i messaggi ci chiede ma che fine ha fatto l'app Immuni? Quello è archiviata, è una, uno, diciamo, un totale fallimento, cioè, fallimento ma neanche digitale, diciamo, digitale, così sì, al cubo. Gli spazi sono stati sostituiti dall'appio, hanno puntato tutto su quello, soprattutto per una funzionalità, quella del cashback. Andiamo a Torino allo 02 25 15 15, ci aspetta Maria, benvenuta. Buongiorno a tutti voi. Buongiorno, ciao Maria. Buongiorno, come ci segui questa mattina? Vi seguo dalla TV perché è bellissimo vedervi. Grazie a Dio a Natale mi è stata donata una TV che posso rivedervi, perché c'era quella vecchia e non potevo vedervi più. Ma da noi? Cioè, te l'abbiamo regalata noi? No, purtroppo okay. No, me l'ha regalata il mio figlio grande che lavoricchia. Ok, prego sì, Maria. Così vi posso guardare. Ma guarda, io sono un pochino indignata, diciamo, perché noi partite IVA, io sono una parrucchiera da 30 anni, una persona onesta con tre figli, e dopo il lockdown purtroppo ho il morbo di Non-Hodgkin's, che è un brutto male, e ho dovuto sospendere un pochino l'attività, e i bonus che abbiamo ricevuto adesso mi richiedono un rendiconto nell'immediato, perché hanno visto la sospensione senza prendersi cura, perché oggi come oggi, con tutte quelle cose che ci fanno fare, speed. Quanto hai ricevuto, Maria? Possiamo chiederglielo? Sì, due volte i 600 euro quasi senza chiedermi nulla. Diciamo che li andati, penso, a tutte le partite IVA, sia attive che non attive, secondo il mio punto di vista. Quelli li hanno dati proprio a tutti e va bene. Poi il bonus Piemonte, almeno per noi in Piemonte, ci hanno fatto fare tutte le varie identità, ci hanno fatto firmare delle robe in modo che potevano guardare tutte le nostre storie per poterci ridare in quanto persone oneste. E li ho ricevuti, per carità. Purtroppo dopo due mesi di attività, dopo il lockdown, mi sono ammalata. Ho dovuto operarmi più di una volta. Hanno tolto questa brutta bestia, io oggi mi sento guaritissima, sono felicissima, non mi interessa i 2500 euro perché ho vinto la vita. Però quello che è una cosa bruttissima, cioè noi partite IVA, per avere un domani, un piccolo anche solo aiuto, devi essere coltivato nella fossa. Cioè se diventavo leucemica mi potevano dare qualcosina, invece così noi partite IVA non ci possiamo prendere né una febbre, né un nulla, e secondo me non è proprio corretto. Cioè non potevo ammalarci, con tre figli, fermo un giorno, io non incasso e non c'è da mangiare, e oggi mi richiedono il rendiconto del 2005 perché hanno visto che sono stata sospesa, hanno paura che con il 2005 me ne sono andata alle Maldive forse. No, però, è triste. Però signora, è la caratteristica del lavoro indipendente. Io sono partita IVA, sono sempre stato partita IVA, non ho mai avuto, quindi sempre autonomo. E se ti ammali te la devi cavare da solo. Ma però sa qual è il lato positivo? Ma veramente positivo? Sì. Che ci ammaliamo molto meno. Sì, cioè, questo è vero, però abbiamo una salute migliore. E questo, diciamo così, non lo sottovaluterei. Lei poi ha avuto questa esperienza recente, però ne è uscita bene, quindi meno male. Sì, ma io ho fatto tre figli, l'ho partorito in casa, me li sono cresciuti allattando in negozio. Lo sappiamo, siamo delle forze della natura, noi con la partita IVA. Sono convintissima di questo. E anche ora col tumore mi sono fatta la radioterapia lavorando, cioè non c'è problema. Però è vero, veramente triste. È vero quello che diceva Davide, questa è un po' la caratteristica dei liberi professionisti, però è vero, sì, statisticamente, soprattutto se diciamo il confronto con alcune categorie di lavoratori, ci si ammala, vi ammalate di meno, diciamo così. Esatto. Maria, un abbraccio enorme, salutaci Torino. Grazie a voi, grazie insomma di avermi fatto condividere con voi un pezzo della mia storia. A presto, a prestissimo. Andiamo allo 02 25 15 15. Abbiamo pronto Antonio. Se non sbaglio, uno studente universitario. È vero, Antonio? Buongiorno. Sì, buongiorno. Sono Antonio, un universitario di 24 anni. Buongiorno, Antonio. Da dove ci chiami e come ci stavi seguendo stamattina? Allora, io vi sto seguendo in radiovisione. Vi chiamo da Milano, ma sono un emigrato dalla Puglia. Benissimo, allora immigrato. Senti, Antonio, tu mi piace uno studente che si definisce immigrato dalla Puglia, è meraviglioso. È una tradizione. Che facoltà, Antonio, che facoltà? Ingegneria. Qui. Siete allora colleghi. Chiediamo che tipo di ingegneria e a che anno sei? Gestionale, ultimo anno magistrale. Perfetto, quindi il tuo ciclo di studi sta per concludersi tra pochi mesi. Tocca andare a lavorare. Speriamo, esatto, dovresti entrare nel mondo del lavoro.
Tu però stai seguendo da, diciamo, inizio novembre, fine novembre, le elezioni da casa tua, giusto? Beh, da parecchio, dall'anno scorso, cioè dal marzo 2020. Sì, ok. Tolta l'interruzione, diciamo, di settembre in cui si era tornati per un po' in aula, raccontaci la tua esperienza. No, per noi universitari non del primo anno in aula non c'è mai stata la possibilità di tornare, solo per le matricole, per un discorso di inizio, insomma, per nemmeno con le tornazioni non vi hanno offerto nemmeno mai un giorno a settimana, una settimana no, no, a noi personalmente no. Ok, questa è già comunque un'altra testimonianza, perché tanti sono riusciti a tornare almeno per uno o due mesi. E questo è stato anche un problema per quegli studenti fuori sede che avevano riaffittato una stanza e che poi sono ritornati a casa. Comunque, Antonio, allora, di scuola, bene o male, possiamo fare tutte le critiche, se ne sta parlando. Raccontaci la tua esperienza universitaria. Allora, la mia esperienza universitaria sicuramente è stata positiva, perché comunque sono venuto qui a Milano per formarmi e credo che comunque sarà positiva. Sì, intendiamo, diciamo, come sta andando la didattica e come stanno andando gli esami, parliamo di questa fase. Sì, certo. Io volevo sottolineare che comunque l'università è stata molto trascurata dal dibattito politico, perché queste soluzioni con esami a distanza e didattica a distanza hanno sicuramente tamponato la situazione della pandemia, ma di sicuro non l'hanno risolta. Il mio discorso, oltre che focalizzandomi solo sull'università, voleva concentrarsi proprio su tutto il livello dell'istruzione italiana, perché penso comunque noi universitari siamo abbastanza grandi da poter accettare questa situazione, ma per me invece è un grande deficit per gli studenti più piccoli, quindi penso alle scuole elementari, alle medie e anche al liceo. La didattica a distanza sicuramente allontana lo studente dall'insegnamento nel senso più alto. Quindi mi preoccupa soprattutto molto che nel dibattito politico degli ultimi tempi si sia parlato molto poco di istruzione e di ricerca soprattutto. Quindi come spendere i soldi di questo benedetto recovery plan, che appunto ci dà risorse molto elevate, e per me dovrebbero essere le priorità ricerca e istruzione. Senti, perché ad oggi penso che... Antonio, ma lei l'ha letta la bozza del recovery? Sì, ho letto qualche spunto, ma secondo me non è sufficiente rafforzare. Quello è un altro discorso. Perché c'è, il tema è, al solito, il dibattito che non entra mai nel dunque. No? Ci vorrebbe, allora uno, io guardi che c'è, vado a leggerlo, c'è. E infatti c'è la ricerca. Il tema è... Ma cosa significa spostare risorse sulla ricerca e sull'università? Apri alla concorrenza veramente? L'assegnazione delle cattedre sta alla vecchio modo oppure diversamente? I soldi, oggi le università pubbliche naturalmente, vengono finanziate in base al risultato. Il risultato sarebbero i laureati, il che è una spinta a laureare forse un po' di più. Anche gente che non è idonea. Sì, bravo. Certo. Allora, bisogna entrare dentro questi meccanismi, se no rimaniamo alla ricerca, allo sviluppo. Anche il fatto che vi state dicendo voi tra più giovani, cioè, ma in questo periodo si è parlato molto della scuola e meno dell'università. È vero, ma tanto perché ovviamente la scuola riguarda anche un numero di persone superiore, coinvolge un numero di persone di superiore. E che hanno meno problemi, diciamo. Le famiglie, eccetera, eccetera. E secondo, perché... L'università non ha proprio collassato come la scuola. E delle cose, prima Luigi lo ricordava, dei ritorni ci sono stati, una forma di attività c'è stata. Cioè non sempre la quantità di dibattito è, diciamo, dimostrazione di interesse. Bisogna naturalmente guardare poi dentro i provvedimenti presi, il giusto e lo sbagliato, sapendo discernere. Tu mi dirai però, Davide, se non ne parliamo in dettaglio, ma se non ne parliamo nemmeno... Figuriamoci se arriveremo a qualcosa di concreto. Cioè, io sono d'accordo, certo, su quello che dici tu, non c'è dubbio. Poniamoci il problema dopo che iniziamo, certo, a lavorare. E poi, insomma, Antonio, per tornare alle tue parole, quelle sugli studenti che tu definivi, insomma, un po' abbandonati nelle loro case, tu dicevi quella non è la vera scuola. Ricordiamoci che, insomma, la didattica a distanza per certi versi ci ha anche salvati. Ti volevo fare questa domanda. Quando tu dici, appunto, che, insomma, non se ne può più, gli studenti devono tornare in classe, cioè questa didattica che non va, secondo te è una didattica a distanza fatta male, cioè fatta in un modo diverso potrebbe essere efficace, oppure proprio la DAD non va? Io credo che la DAD sia necessaria in questo periodo di pandemia, però comunque penso che si potevano trovare delle soluzioni alternative.
ad esempio, non so, prendere altre risorse in modo da aumentare relativamente il personale scolastico, in modo da poter fare turni sia di mattina che di pomeriggio. Questa è una mia proposta, in modo da poter selezionare al meglio gli studenti e ridurre l'affluenza alle classi. Quindi insomma, questa niente didattica a distanza, che... bisogna tornare in presenza. Ma a ridurlo. Sì. Antonio, ti ringraziamo per essere stato con noi, buona giornata, in bocca al lupo. Bisogna ricordare che questa idea della turnazione nel pomeriggio ha visto la opposizione di molti insegnanti e dei sindacati e della scuola. Non è stata subito accolta con entusiasmo. Attenzione, perché alcune delle idee che sono state proposte... Voi sapete che io sono sempre stato molto critico verso il ministro dell'istruzione, l'onorevole Azzolina. Però lei l'aveva fatto, è stata subito stroncata da questo punto di vista. Quindi. E quanti, se riaprissimo domani mattina, come sarebbe bello e sperabile, direbbero: ma io corro un rischio eccessivo? Domandiamolo. Giustamente, voglio dire. Non c'è dubbio. A questo proposito, velocemente vi leggo un messaggio che però non è arrivato in RTL stamattina, ma è di un'amica con cui io ho parlato, che sta frequentando il quinto anno di liceo scientifico. Nei giorni scorsi ci siamo sentiti perché io ho trovato su Instagram, ma in generale in rete, diversi parecchi video di ragazzi seduti fuori dalla scuola che protestavano, comunque video che dicevano: noi vogliamo tornare in aula subito. Allora io ho parlato con questa ragazza e mi ha risposto: ma in realtà alcuni di noi, tutta questa voglia, parliamo di una testimonianza e non parliamo di lei, parla a suo nome, tutta questa voglia di rientrare in classe subito, noi non ce l'abbiamo. La protesta è stata da parte di alcuni ragazzi: rientriamo subito a scuola. Noi in realtà vorremmo tornare a scuola con dei mezzi sufficienti e dopo che la situazione si sia stabilizzata. Cioè non vogliamo tornare a scuola adesso che comunque la situazione dei contagi, per quanto sotto controllo, non è ancora risolta del tutto. Però lei dice: è arrivato ai media il messaggio che noi vogliamo tornare per forza, sto leggendo testualmente, ma perché non ce la facciamo più a stare a casa. Per noi la didattica a distanza sta funzionando, ci sono stati però alcuni ragazzi che hanno parlato a nome di tutti. Naturalmente, come sempre, è un errore dire le donne, i giovani, i meridionali, sì. questo è evidente, ovvio, cioè, ci sono opinioni diverse. Il fatto che la didattica digitale possa funzionare, spesso dovuto anche alla buona volontà e alla fantasia e all'impegno dei docenti, è una cosa bellissima, ma non è alternativa al tornare in classe. Questa è la cosa che dobbiamo metterci in testa, non sono due cose alternative. Al momento sì, però. Attenzione. Al momento in emergenza non c'hai una, devi usare per forza l'altra. È evidente, no, ma questo fa parte della pluralità di voci, è evidente che molti vogliono restare alla didattica a distanza, soprattutto dove la didattica a distanza funziona bene, è evidente. Nicolò Giustini, messaggi 378-378-1025? Ce ne sono tantissimi, c'è chi dice per esempio che tantissimi ragazzi hanno abbandonato l'università in questo periodo. Io ho trovato anche dei messaggi interessanti. Ho 60 anni e da 40 anni vivo nel turismo e da un anno non sono più in grado di produrre reddito. Italiani, seguiamo le regole, riprendiamo a vivere. C'è anche chi dice: buongiorno, sono un agente di commercio, ho partita IVA, licenziato a fine marzo 2020, ho ricevuto due volte soltanto 600 euro e ho due figli. Tra poco ancora voi, allora 02 25 15 15 per ragionare insieme all'indignato speciale. Continuate anche a twittare taggando RTL 102.5, l'hashtag come ogni domenica è indignato speciale. Piccola pausa, ci sentiamo tra poco. Abbiamo una chiamata allo 02 25 15 15, si chiama Francesca, la nostra ascoltatrice, la facciamo presentare a Massimo. Esatto, Francesca Daluino, che è una professoressa in un liceo, quindi ci vuole raccontare un po' anche il suo punto di vista, la sua esperienza dopo tutti questi mesi di DAD. Francesca, ci sei? Sì, buongiorno. Buongiorno Francesca, come ci segue da Luino, provincia di Varese, giusto? Provincia di Varese, sì, al confine con la Svizzera. Okay. Molto nord. Come ci segue questa mattina? Dalla televisione. Bene, radiovisione. Allora prego, il suo punto di vista, perché alle prof bisogna dare del lei, sulla didattica a distanza, su questi mesi di scuola, insomma, un po' diversa. Professoressa di che cosa? No, perché... Di italiano e latino. Ah, caspita, che è importante. Esatto, per carità. No, i compiti in classe con un grosso vocabolario. Tutti sono importanti. Ecco,
No, sì, sicuramente tutti sono importanti. Io ovviamente posso dare il mio punto di vista, soprattutto per i compiti in classe di latino, insomma, è stata una riorganizzazione totale, perché insomma non ci raccontiamo frottole. I ragazzi hanno a disposizione connessioni internet, ovviamente, mentre svolgono i compiti. Io fisicamente non mi accorgerei se andassero su internet a cercare una versione già tradotta. Penso che insomma chiunque alla loro età sarebbe stato in qualche modo tentato di questo, e quindi niente, alla fine le ho scritte io. Sono stata molto odiata dai miei studenti, sicuramente. Ricordo, è vero. Lo fece il mio prof di greco ecco. Esasperato dalle copiature, da un sito sì. Che comincia con la S, e quindi si mise a scrivere le versioni. Effettivamente è un incubo, però è giusto, poi sì, lo riconosci. Sì, più che altro per dare il giusto riconoscimento anche a chi poi effettivamente non sarebbe stato tentato di copiare. Sì, sì. Ma insomma, diciamo che la situazione è abbastanza problematica, più che altro perché è stato un continuo torniamo in classe, rimaniamo a distanza, poi di nuovo in classe, però forse no. Insomma, i ragazzi sono stati molto provati anche da questo, ma anche dal punto di vista meramente pratico. Nel senso che anche per esempio dei compiti assegnati il lunedì poi a un certo punto sarebbero stati per il sabato successivo, per capirci, quindi anche proprio che cosa studiare, quando prepararsi, eccetera. Oltre ovviamente alla socialità, ma insomma quello a un certo punto diventa anche una questione abbastanza secondaria, perché oggi ci sono tecnologie che comunque ci mettono sempre a contatto l'uno con l'altro. Se fosse successo ai miei tempi, che non sono così lontani, però insomma parliamo di 15 anni fa, sicuramente non sarebbe stato possibile, la DAD non sarebbe stata proprio... Professoressa Francesca, torniamo agli studenti, la questione di tornare in classe sì. O meno. Due domande, la prima che è una premessa: se il Ministero le dicesse da domani torniamo in presenza al 100%, lei che ne penserebbe? Al 100% penso sia abbastanza improbabile. Più che altro perché ormai siamo organizzati in turnazioni e anche le famiglie non saprebbero organizzarsi per tempo, anche se appunto i miei studenti sono più grandi, sono una terza e una quarta, quindi insomma hanno dai 16 anni in su. Però se facessimo delle turnazioni, come dicevamo appunto prima, tra mattina e pomeriggio, io invece sarei disposta, sì. Però appunto lì poi dopo si entra molto anche insomma su una questione molto personale, so di invece altri colleghi che sarebbero completamente in disaccordo con ecco appunto con a proposito di quei colleghi e della diversità di opinioni di cui parlavamo poco fa, sì. Nei confronti di coloro che dicono aspettiamo che tutto sia finito, e siamo d'accordo tutti sul fatto che una data precisa, ma nemmeno il vaccino ce la può dire al momento, a proposito della loro opinione, lei che dice? Aspettare che sia tutto finito potrebbe significare aspettare magari anche 2 anni o 3 anni. Questi ragazzi poi che fine fanno? Rimangono in didattica a distanza, alcuni si perdono, soprattutto i ragazzi un po' più fragili, si rischia veramente un divario sociale che vedremo tra una decina d'anni, se non qualcosina di più. Il rischio sicuramente è molto forte, quando in realtà bisognerebbe dare lo stesso spazio a tutti, il giusto certo. Livello di istruzione a disposizione di tutti. Francesca, le volevo fare questa domanda. La settimana scorsa abbiamo parlato qui all'Indignato Speciale, siamo tornati a parlare di scuola perché evidentemente è uno dei temi più caldi di questo periodo, del confronto, no, tra studenti e professori. Qualcuno dice, aveva detto qui su Meet, su Zoom non si può alzare la mano, in realtà abbiamo capito che si può, cioè, è presente la parte del confronto tra professori e studenti in questa didattica a distanza? Perché questo è un elemento che molti criticano di questo nuovo sistema di emergenza. Secondo me sta molto all'insegnante. Io, affrontando materie umanistiche, mi metto sempre anche, cerco di mettermi anche dal loro punto di vista, e mi lascio sempre per uno spazio per confrontarsi anche magari individualmente, sempre ovviamente tramite Meet o via email. Però sicuramente è giusto dare loro uno spazio per esprimersi, perché alcuni si sentono anche abbastanza imbavagliati, ma anche perché comunque sullo schermo compaiono 9 persone per volta e non una classe intera, quindi io fisicamente non li vedo tutti contemporaneamente.
Francesca, Andrea? Professoressa, volevo fare una, dopo molti anni volevo fare una confessione a lei. Che copiavi sempre il latino. Io una sbirciatina alla mia compagna di banco, che era la migliore in assoluto in tutte le materie, ma anche e soprattutto in greco, gliela davo. Davide, anche tu vuoi? Davi la sbirciatina alla compagna o al compagno? Lascia perdere questo argomento perché non poi suscito. In realtà la versione, cioè voglio dire, io se all'epoca avessi avuto internet qualche frasetta l'avrei trovata. Lei conosce sicuramente il Rocci, no? Cioè, sì, sì. Cioè, la Sacra Bibbia. C'è anche il Castiglio odiatissimo. No, ma infatti, meno male c'è quello. Però il Rocci aveva una cosa straordinaria sulla quale poi siamo diventati tutti miopi, ciechi e non solo sulle riviste cosiddette solo per i grandi. Andiamo avanti. Sul Rocci c'erano. Mi sembra anche che ci stia un po' deviando qua. Aveva l'inserto delle riviste, Andrea. Non sia severa. Sul Rocci ci sono. La cosa straordinaria del Rocci è che spesso ci sono le frasi, no? Perché ovviamente, non so, insomma, c'è certi grandi Tucidide, insomma, c'è la frasettina e tu la copiavi. Sì. E non era una cosa così cattiva. Vabbè, o negativa. Ma anche questo fa parte della scuola. Ma sì, come diciamo professoressa Francesca, come i bigliettini. Nella pagina interna del dizionario. Che adesso dire. Si chiamano pizzini dopo... Vabbè, oh, comunque Andrea ha fatto la sua confessione. Se anche altri, Davide, non so tu, o Massimo, Nicolò, volevano confessarsi adesso sulle loro magagne. Quella a della scuola. Copiatura o delle riviste? Se volete entrambi, io parlavo delle copiature. No, io ho fatto lo scientifico, quindi avevo solamente il latino, cominciai malissimo, non ci siamo proprio capiti con il latino all'inizio, quindi ho dovuto fare il recupero ovviamente e il recupero mi ha introdotto, diciamo, anche alla bellezza del latino e così la cosa in qualche modo mi aveva appassionato. Poi all'esame di maturità, quando ho fatto l'esame di maturità, credo che per la prima volta nella storia al liceo scientifico uscì il latino, cosa che gettò nella disperazione, no? Molti, abbiamo affrontato anche questo, siamo usciti vivi. grazie allora professoressa Francesca per essere stata con noi, in bocca al lupo a lei e ai suoi studenti. Grazie mille. Niccolò Giustini invece a scuola era uno di quelli che non copiava mai. Non faceva copiare agli altri. Ma bravo ragazzo che ha. Allora, il vero carogna è quello che non faceva copiare. Esatto. Che si mette di schiena. E quello che copiava. E che faceva finta di non sentire quando lo chiamava. Quello è proprio pessimo. Che esce la prof un attimo e dice no, che poi rientra, ma che poi che sia. Andiamo da Niccolò, ciao Niccolò. No, a proposito di questo, c'è chi dice, sfatiamo un mito, ho due lauree e sto studiando teologia, una figlia di 13 anni. Copiare è come, anzi forse meglio addirittura di studiare, quindi così io ve lo dico, c'è chi dice studiando teologia. Ha ragione, allora attenzione, parliamo di cose serie, ha ragione, un professionista che lavora tiene sempre le fonti a disposizione, uno storico che scrive un libro tiene sempre le fonti a disposizione e continua tutta la vita a consultarle, perché sì, è vero che me lo ricordo a memoria, ma hai visto mai che c'è l'inganno? Alla mia memoria mi inganna, quindi consulto sempre e copio se è necessario copiare, su questo non c'è dubbio, no, non le tesi degli altri, ma dalla fonte direttamente. Quello che si chiede allo studente è di impadronirsi di un meccanismo, quello è lo sforzo mnemonico, l'impadronismo di un meccanismo, oppure di impadronirsi di una bellezza. Io sono per lo studio a memoria delle poesie. Dice, ma è una cosa noiosa? No, è l'unico modo per apprezzare la poesia. Del resto, la stessa persona che sembra essere renitente alla memoria di una poesia, poi canta una canzone a memoria. Siete mai riusciti a cantare con gli altri? Il karaoke è una barbarie rispetto al potere cantare insieme qualche cosa, perché uno deve leggere. Le canzoni che non gli piacciono le ricorda a memoria. La stessa cosa le poesie. Quindi la scuola ha questa funzione e non c'è dubbio che in questa funzione a distanza la didattica digitale funziona molto meno di quella in presenza, in comunità, e questa è la ragione per cui nessuno sano di mente ha mai pensato di sostituire interamente la classe, e questa è un'emergenza quella che stiamo vivendo. Ma la didattica digitale ha un sacco di altre possibilità, per esempio la consultazione delle fonti e il continuo confronto fra tesi diverse è molto più facile che non quelle che l'antologia ha selezionato per te, e quindi tu studente hai un ruolo critico maggiore rispetto al Guglielmini, cioè, al miei tempi c'era Guglielmini,
si prende, e lì ci sono le tesi, cioè, c'era uno che sosteneva quello e c'era un altro che sosteneva quell'altro, il terzo ce lo siamo persi per strada e non emergerà mai nell'antologia. Ecco, queste cose, c'è l'uno e l'altro, bisogna essere siccome adesso dobbiamo fare solo a distanza, cerchiamo di farla imparando quello che serve e che servirà anche dopo. Il guaio della didattica a distanza in questa stagione è che è una roba pedestre, fatta malissimo e abbandonata pressoché esclusivamente alla buona volontà e alla capacità dei docenti che la praticano. Sì. E non va bene. Purtroppo non è un'alternativa. E comunque Davide non ha ammesso di aver copiato. Si vede, no, che insomma copiato, non è mai avvenuto. No. Ah, va bene, andiamo allo 02 25 15 15, ci aspetta Carlo Maria, è vero, buongiorno. Sì, buongiorno, grazie dello spazio, buongiorno a tutti. Buongiorno Carlo Maria, da dove e come segui RTL 102.5? Allora, radiovisione ovviamente, sono a Pordenone, anche se si sente comunque sono un romano, non sono un pordenonese, ma abito qui da tanti anni. E io ho l'opportunità di parlare, io rappresento il coordinamento nazionale dei presidenti di consiglio d'istituto, che di questi tempi non se ne sente molto parlare, però il consiglio d'istituto dai decreti delegati del 75 è un organo eletto democraticamente, il presidente del consiglio d'istituto è accanto ai dirigenti scolastici sempre, firma bilanci, approva il POF, quindi è una figura importantissima dentro ed la è scuola. Un genitore, è vero, giusto? È vero, per legge siamo un genitore, cioè il presidente viene eletto dalla quota genitoriale del consiglio, però abbiamo un ruolo determinante. E dal 10 settembre dello scorso anno, grazie allo sforzo degli amici dell'Emilia Romagna che sono coordinati già da 10 anni, abbiamo creato il coordinamento nazionale che è presente in 15 regioni, contiamo almeno un migliaio di presidenti di consiglio di istituto e ovviamente poi vi sono i coordinamenti regionali e io appunto rappresento il Friuli Venezia Giulia, ne sono il portavoce presso il coordinamento nazionale. E, la nostra richiesta, quello che noi stiamo cercando di fare, siamo sui giornali, siamo sui social, su Facebook c'è la nostra pagina. Cosa proponete, cosa fate? Noi pensiamo di avere la fortuna di avere il doppio punto di vista, cioè siamo dei genitori e quindi abbiamo i ragazzi a casa in DAD, chi ha le superiori o se no a scuola se sono più piccoli, ma allo stesso tempo siamo dentro la scuola, siamo giornalmente a contatto con i nostri DS e lavoriamo per la scuola. Ok, quindi quali sono le vostre idee, cioè i punti sui quali voi state spingendo, state facendo leva, ma anche le vostre richieste? Perfetto, grazie. E allora la DAD sicuramente è stato uno strumento che nell'emergenza è servito a portare avanti la didattica e lo studio dei ragazzi, ma okay, oggi diventa un problema. Abbiamo visto che purtroppo la scuola, essendo gestita regionalmente, viene gestita in una regione, ma all'interno di una stessa regione ci sono diversità enormi, ci sono particolarità enormi, perché se ci allontaniamo dalle grandi città ci sono piccoli luoghi che potrebbero autonomamente decidere di fare didattica in presenza. Tutte le scuole, abbiamo fatto un lavoro enorme, tutte le scuole nell'estate, per poter riaprire serenamente in sicurezza a settembre, e questo c'è stato. Poi ci hanno chiusi, ma la scuola non è il focolaio del Covid, la scuola è sicurissima, è molto sicura, i problemi sono fuori, sono nei trasporti, sono nelle aggregazioni, i nostri ragazzi non vanno a scuola, sono in DAD la mattina ma il pomeriggio si incontrano, per cui la sicurezza della scuola è fuori di ogni dubbio. Bisogna gestire meglio fuori, per esempio l'iniziativa della Toscana a noi ci è piaciuta molto, perché è stato un modo per riuscire a avere la presenza e però allo stesso tempo gestire, certo, l'esterno. Carlo Maria, è chiaro quello che tu dici, insomma, la didattica a distanza è stata una soluzione d'emergenza, se ho capito bene, adesso bisogna tornare in presenza, le classi italiane sono dei posti sicuri, bisogna gestire bene gli spazi esterni, quindi l'ingresso e l'uscita. Chiarissimo, grazie per essere stato con noi, buona domenica.
Grazie, buongiorno. Naturalmente grazie. Sono dei posti sicuri al ricorrere del rispetto, sicuri. Certo. Meno esposti di altri, perché sicuro a questo mondo non c'è niente, ma insomma meno esposti di altri al ricorrere del rispetto delle norme, certo, di igiene, eccetera, eccetera. E siamo ragionevolmente convinti che quasi tutte le scuole. Però ecco, insomma, l'avevamo già fatto una volta questa osservazione, ne aveva chiamato una madre, cioè la scuola è un posto sicuro. Non è sicuro, è molto meno esposto di quanto non siano altri posti, perché si rispettano delle norme igieniche. Andiamo, prima di andare da Ivana, allo 02 25 15 15, un salto con Nicolò Giustini sui social. Sì, si parla di DAD, visto che ne stavamo parlando. La DAD non funziona perché i professori non hanno fatto il salto mentale. C'è chi dice la DAD dipende tanto dal corpo docenti. E poi, per ricollegarci al tema universitario, c'è chi dice: in tutto questo le tasse universitarie sono aumentate di circa il 10% e nessuno ne parla. E c'è anche chi scrive, infine, nessuno pensa agli studenti fuori sede che devono continuare a pagare gli affitti senza poterli utilizzare, vista la sospensione delle lezioni in presenza. Questo è un tema, lo accennava Luigi Santarelli prima, è un tema enorme, no Andrea? Ma anche gli studenti che si sono iscritti in università all'estero, anche se in quel caso ho saputo di restituzioni di parte della quota, sì, di iscrizione, cioè della parte. Dipende da quale istituzione, certo, stanno frequentando. Andiamo al volo da Ivana allo 02 25 15 15, buongiorno, benvenuta. Buongiorno, grazie mille per avermi ricevuto. Io sono un'ex cartolaia, parlo, penso di avere un attimino di, come si dice, di rimpianto. Ho chiuso un'attività dopo 21 anni, grazie al Covid. Allora, la cartoleria della scuola, siamo proprio a 10 metri dalla scuola, una scuola elementare, e non ne parla nessuno, parlano solo di banchi con rotelle, e lo spazio è quello, i banchi sono quelli, ma comunque qualsiasi alunno che frequenta una scuola ha bisogno del libro di testo. Ora, la scuola primaria, il libro viene fornito dal comune, ma anticipato dal cartolaio. Queste cose non si dice mai nessuno. Ci sono anche i bar, c'è tutto delle scuole, c'è tutto l'universo naturalmente che gira attorno alla scuola, un indotto che come in ogni cosa naturalmente. Sono attività economiche. Oltre che poi ricordi, perché la sua, mi pare capire, è una cartolibreria, se vendeva i libri. Io i libri di testo ne abbiamo parlato tante volte, è un mercato che stroncherei, ma però guardo con nostalgia al quinterno. Il quinterno per il compito in classe. Ma sì, ma i fogli. Piegato in due. Esatto. Ma scusate, ma il diario ogni anno c'è la gara, chi ce l'ha più bello. Tutte le matite a belle appuntite. Gran finale. Chiudiamo così la puntata dell'Indignato Speciale Under Pressure dei Queen dal 1982. Grazie a tutti, come di consueto ogni domenica a 2 ore. Abbiamo ragionato insieme di tanti temi, torneremo a farlo domenica prossima a partire dalle 9. Intanto grazie a Andy Ceccarelli dalla regia della Capitale, a Milano ci sono Pio Ingegno, Fabio Romano e Gigi Resta. Nicolò Giustini, chiudiamo con un messaggio, un tweet. Sì, un messaggio divertente, prima abbiamo parlato di copiare a scuola e c'è chi dice: ricordo che per fare micro fogliettini di storia alla fine non li usai più perché avevo appreso tutto. Scrivendo. Quindi, magari. Esatto, tu scrivi tempo e impari. Può così essere un modo. Grazie a Davide Giacalone. Grazie a voi, a domani mattina. Andrea Pamparana, grazie. Grazie a voi, buona settimana, alla prossima. Che settimana sarà, Andrea? Quale sarà la parola d'ordine, quello che ci auguriamo? Vincere. No, scherzo, passiamo a questa sera. Niente, io ribadisco il concetto, per me non succede niente di particolarmente epocale o drammatico. Troveranno un accordo e si andrà avanti un po' così alla belle meglio. Speriamo che diminuiscano i contagi, quello sì. Nicolò Giustini, grazie. Grazie, buona domenica. Massimo Lonigro. Grazie a voi e grazie agli ascoltatori. Grazie a Luigi Santarelli. E grazie Enrico Galletti, andate su RTL 102.5 Play per rivedere tutto quanto e buona domenica.